ritrovati, ben ritrovati oggi, oggi oggi è bella oggi è bella perché abbiamo dovuto mettere insieme i pezzi i, i, i cocci per certi versi di Juve Salernitana, ma questa è l'ultima gara che abbiamo messo in piedi eh, prima della finale contro l'Atalante. Allora, Gebizona di oggi partirà da quella roba lì e arriverà a quella roba là, cioè a studiare. Vivere, vedere insieme la preparazione potenziale della partita contro l'Atalanta di Gasperini. Per fare tutto questo, abbiamo dovuto appoggiarci a tutta la conoscenza, a tutti i file, tutte le slide 44. Segnatevi questo numero di Mister Zenzema. Ciao, Mister. Ciao, Luca, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato e grazie 44. Eh, 44. Voglio salutare e ringraziare tutti gli amici su YouTube che si stanno comunque sempre più appassionando, stanno vicini, stanno negli argomenti eh, quando vanno a ripescare JB Zona. Il mister risponde. Ovviamente, qua siamo in diretta su Twitch, con Vinni, con Baldi, con Art Handle, con Yurim, con Emanuele, Marco. Sti, siamo già in tantissimi perché abbiamo fatto questa scelta, mister. Allora, eh, um, secondo me la partita, le partite di campionato, le due partite di campionato con l'Atalanta ci hanno raccontato molto di come eh, si possa affrontare l'Atalanta, come la Juventus possa affrontare l'Atalanta. Abbiamo avuto nel girone d'andata una partita un po' eh, timida da parte della Juventus, nel giro di ritorno invece un po' più aggressiva, e, e quindi ho cercato di. di Diciamo, selezionare le slide che ci potessero dire cosa la Juve non deve, gli errori che non deve ripetere, eh, che non dovrà ripetere domani, e quali sono, le, le, diciamo, anche in fase di possesso, in fase offensiva, le cose che possono mettere in difficoltà la difesa dell'Atalanta. Il tutto partendo da qualche slide della partita con la Salernitana. Eh, lì io non, non me la sono sentita di parlare di eh, schieramento tattico, come si è messa in campo la Juve. Cosa Ma si diciamo si pure che ti tanti. sei rifiutato di fare JB, zona su Juve Salernità. Diciamolo per assenza di contenuti sensibili. Ecco. Esatto, però ci sono eh, degli aspetti che hanno catturato la mia attenzione che riguardano soprattutto la fase offensiva. E sappiamo che noi, quando dobbiamo fare la partita, siamo molto in difficoltà. Eh, soprattutto nella, nelle scelte ecco, Nelle scelte delle giocate, a volte forziamo, a volte non forziamo, a volte non proviamo la giocata, a volte la proviamo quando non deve essere provata, insomma ho cercato di eh, isolare delle immagini su, su questo aspetto qua ecco, della, della partita della Salernitana, però poi arriveremo alla fine abbozzando una formazione della Juventus e dell'Atalanta perché già ho visto dei messaggi della chat che, ci, che dicono diteci chi gioca davanti alla difesa e chiudiamola qua e chiudiamola perché... diretta e chiudiamola esatto. diretta ecco. e invece allora, no, c'è da dire c'è da dire, c'è molto c'è anche il tema del centrocampo però c'è il tema dell'atteggiamento c'è il tema anche della, della allora io ho una tesi Molto generalista sull'Atalanta, ok. Generalista proprio quegli slogan banalissimi perché sull'Atalanta, se no mi dicono che Atalantibus eccetera solo perché io sottolineo un po' di cose da tempi non sospetti. E quest'anno forse, forse l'Atalanta raccoglierà qualche frutto anche sul discorso dei titoli vinti, vediamo come andrà con le due finali. Ovviamente, 51-49 Juventus domani, 55-45 in Europa League. Bayer Leverkusen, perché pur sempre dell'Atalanta si tratta che sta facendo cose fantastiche, non miracolose, super strutturate, eccetera, eccetera. Lo slogan è il seguente, chi ha paura dell'Atalanta, con l'Atalanta perde. Sì. yes Sottoscrivi? Sottoscrivo. Calcisticamente, eh, non sto parlando di psicologia. Chi è remissivo con l'Atalanta ed è impaurito? Perde, no. e infatti, va affrontata con le sue stesse armi, quindi quella eh, diciamo battaglia a centrocampo a tutto campo con le coppie eh, ben precise, un pressing aggressivo quando loro costruiscono, il cercare di stare compatti e non dare linee di passaggio nella, nella difesa, insomma, con le loro stesse armi va affrontata. Se, se ci si chiude, e eh, e si aspetta bassi e lo vedremo perché nella partita di andata la Juventus fece questo, si abbassò tantissimo e l'Atalanta, nel secondo tempo, ci fece molto male. Non riuscimmo a portare a casa lo 0-0, ma fu molto stiracchiato. Eh. Sì, eh, rispondo solo a Bergamelli. Quindi Liverpool aveva paura dell'Atalanta, no? Io ho detto una cosa diversa. Ho detto perché, ragazzi, la logica, eh, la dialettica è importante io ho detto, chi per ha paura dell'Atalanta perde. Poi c'è anche chi perde senza paura. E, certo, <ride> cioè, e in certo. quel caso, probabilmente, ci sono state una serie di fattori tra cui sottovalutare sottovalutare le, le strutture di calcio dell'Atalanta molto turnover da parte di Klopp e atteggiamento adatto a farsi infilare. Punto. Però non è che perdi solo se hai paura. Puoi perdere anche senza paura, perché le partite di calcio iniziano a 0-0, la palla è rotonda. Cioè, ci serve una, partita, serve una partita un po' sparigliata, secondo te, mister? Una partita pazza farebbe il bene della Juve e dell'Atalanta? Della Juve? Secondo mm. me non, non va giocata una partita troppo tattica eh, da parte della Juventus. Va affrontata a viso aperto, ovviamente... Stando molto attenti e concentrati nel momento in cui si perde la palla, perché lì bisogna essere bravi a ricompattarsi, andare subito a chiudere le catene laterali, perché loro sono bravi con eh, braccetto e eh, tutta fascia trequartista. E secondo me è quello che va fatto. Non, eh, poi lo vedremo, ecco, non voglio anticipare nulla, ma lo vedremo nelle slide. Eh, le cose che, per esempio, ci hanno fatto male nel giro di ritorno quando comunque l'abbiamo ribaltata, perdevamo 1-0. Eh, vi ricordate quello schema su punizione incredibile! E poi comunque riusciamo a ribaltarla. Ma nonostante questo, prendiamo il pareggio in, con la difesa schierata, ecco. quindi è, è, è una partita che secondo me va giocata, va giocata proprio a tutto campo: 44 slide siete pronti? uno al minuto. <ride> Mr Zenzi avanti. Allora partiamo dalla Salernitana, così la, la archiviamo e poi pensiamo al futuro. Ecco. Eh, come dicevo prima, eh, partita con la salernitana, tanti errori tecnici di scelta, ok. Eh, guardate qua. Eh, Locatelli che forza un cambio gioco e sbaglia il passaggio. Eh, proprio vuole giocare su McKenny e invece eh, di, di sinistro la calcerà sul difensore anche qua, cioè, è vero che la Juve gioca molto sui cambi gioco però hai la, la squadra è abbastanza spostata in avanti, C'hai cioè un giocatore vicino qui cerchiamo delle cose che secondo me mh, non sono proprio il massimo dal punto di vista della costruzione cross in mezzo, solito cross di Kostic, vedete come eh, comunque non riusciamo mai a portare dei giocatori dentro l'area per poter arrivare al tiro. Qui questo, questo cross verrà intercettato dal difensore della, eh, della Salernitana che vedete con la freccia che andrà proprio perché sono situazioni di gioco che i nostri avversari conoscono benissimo, cioè sanno bene che quando Costi ci arriva in quella posizione, mette il cross all'indietro. Ecco, è. Eh, e vedete quanti giocatori della Juve ci sono e quanti della Salernitana. Nel primo tempo, la Juventus non è riuscita mai ad andare al tiro dentro l'area di rigore, le occasioni principali le ha avute con tiri da fuori. Abbiamo avuto la traversa di Vlaovic, il palo di, di Cambiaso, il tiro di Bremer, insomma, tutte situazioni di questo tipo. Eh, guardate anche questa situazione: Locatelli in possesso palla, Cambiaso e Vlaovic che attaccano la profondità. Vi lascio immaginare cosa farà Locatelli con la palla tra i piedi in questa situazione, cioè non tenterà di mettere la palla dentro, ma eh, giocherà in mezzo un passaggio raso terra. Eh, tutte queste cose si sono viste benissimo nel primo tempo. Eh, ma quello che mi ha veramente eh, come dire, sorpreso per l'ennesima volta, è, è questa improvvisazione in fase di attacco e, e le, gli errori nelle scelte abbiamo due situazioni identiche eh, scusa, le ricorderai se sicuramente primo sì. tempo primo tempo allora Allegri ha insistito molto nel dopogara sull'errore nelle scelte dei suoi giocatori forse si riferisce Etne. a queste cose qua sicuramente ti faccio vedere qua. due azioni identiche le, ric le ricorderai sicuramente una all'inizio Vlaovic. Eh, prende palla, attacca la difesa, guardate come si smarca bene Ken, ma Vlaovic andrà a calciare addosso a Fazio invece di giocare la palla su Ken, okay? che penso sia la cosa più giusta da fare. Poco dopo, qualche, una decina di minuti dopo, stessa situazione, Ken è in possesso palla, arriva al limite dell'area, c'è Vlaovic che si sta smarcando, e calcerà addosso credo ancora Fazio è un'azione un identica cioè con i due attaccanti invertiti ma comunque sempre la scelta sbagliata cioè vado a cercare di risolvere da solo la partita quando invece intorno a te ci sono dei compagni che si muovono e questo secondo me fa capire che insomma un po' di confusione davanti c'è tra l'altro, eh, questa azione qui, eh, che il pallone verrà ribattuto, General... e, par e partirà questo contropiede incredibile dove tutta la squadra è sbilanciata a sinistra e eh, tutta è. cioè, Guardate, eh, adesso vi faccio torno un attimo indietro qua, eh, guardate: Gatti è, dentro, è al limite dell'area di rigore, Cambiaso pure. Eh, Rugani, qui non si vede, ma è molto alto. Nel momento in cui riparte l'azione della Salernitana, fa un passaggio palla avanti, palla indietro, palla dentro e ci sarà il giocatore da solo davanti a Scesni eh, con un contropiede che salta completamente tutta la squadra della Juventus. Ma eh, questo fa capire che, comunque, siamo anche. Ci facciamo sorprendere anche su queste situazioni, un po' sfilacciati, un po' disattenti, eh, marcature preventive zero, zero proprio. Quindi, eh, nel primo tempo abbiamo visto questo. Un'altra azione, eh, sempre Vlaovic, eh, Ken 2 contro 8, eh, eh, vorrei notare esattamente. Allora, questa allora la giocata di Vlaovic in sé non è sbagliata vede il taglio di Ken e cerca di dargliela dentro devo dire che la difesa della Salernitana qui si comporta in maniera perfetta perché esegue un triangolo difensivo eh, alla perfezione ovvero il centrale esce sul portatore di palla e gli altri due difendenti stringono per chiudere la linea di passaggio e infatti il passaggio fatto da Vlaovic verrà intercettato dal difensore della Salernitana ma qui la cosa da sottolineare è che ci sono due attaccanti contro quattro difensori uno, cinque eh, eh sì beh, ci sono gli altri due ah, larghi sei. sì va bene ok sì. ah, è una cosa metto. eh sì è una cosa secondo me cioè è sempre un riconquisto palla e circolazione così cioè improvvisata, vedo il movimento del compagno, cerco di dargliela, ma non c'è un qualcosa di preparato, studiato da quel punto di vista, secondo per, me. Eh, permettimi di ringraziare Carlo996, che è un nuovo abbonato, e anche Pacciotti che ci scrive: Ciao Luca, primo mese per me, e in quanto abbonato, ovviamente, per esempio, puoi scrivere qui in chat tutti ti leggono. Quindi benvenuto, ricordiamo che qui credo che sia l'amico Enzo. Io lo chiamo Enzo. Questo codice numerico sì. è, è, è un codice, ragazzi. Magari con quella sbloccata codice. le cassaforti. Non so. È un codice dell'amico Enzo. Detto questo, mister, sì, che c'è cioè, queste slide, questi momenti di, di assoluta imperfezione ci danno un suggerimento in chiave Atalanta? O purtroppo sono considerazioni un po' a ribasso, finì a se stesse. Ricordo, fu, credo che la miglior rifinitura della partita contro la Salernitana sia stata l'imbucata di Chiesa, quasi in caduta, dopo aver forzato un'azione individuale centralmente per Vlaovic, con i tempi giusti, esatto, qua viene contrastato, quindi da, da mentre perde l'equilibrio, diciamo, e questa è una gran palla. È una gran palla, Luca, devo dire, è un contropiede. Credo su un'azione di calcio d'angolo della, della Salernitana, riconquistiamo palla al limite dell'area e Chiesa si fa 60 metri di campo di corsa, ovviamente con la sua velocità, con la sua eh, potenza nella corsa, da dentro una palla perfetta, poi Vlauci sbaglierà il, il tentativo di pallonetto, secondo me lui ha voluto fare una specie di scavetto per... No, ok, eh, lasciamo stare riportire. la finalizzazione, però, eh, però, però sì, è un'azione dritto per dritto, ecco, cioè proprio con il, con il giocatore della Juventus che porta palla. Vedete, sono sempre due, eh, eh, siamo in una situazione simile a questa, eh, due attaccanti contro quattro difensori. Eh, due sì, attaccanti sì. contro quattro eh, difensori, cioè è, è quello il discorso. È, è, poi ci si può. Se, se il nostro attaccante fa la giocata importante magari esce fuori qualcosa eh, di pericoloso per gli avversari altrimenti eh, come dire sette volte su dieci otto volte su dieci la prendono i difensori ecco eh, quindi sono sempre azioni un po così eh, del secondo tempo ecco tu mi chiedevi eh, se queste cose mh, è in chiave Atalanta. In chiave Atalanta, secondo me, non possiamo prenderle in considerazione. cioè se non, non facciamo marcature preventive corrette, se siamo distratti nel momento in cui perdiamo la palla, l'Atalanta ha una tale qualità corsa e intensità nel fare i contropiedi e le ripartenze che veramente ci fanno affette. Quindi mh, queste cose qui, secondo me, dobbiamo archiviarle assolutamente e metterci nella testa l'idea che bisogna giocare con un'attenzione superiore rispetto a quella che abbiamo visto contro, eh, contro la Salernitana. Ecco, del secondo tempo, a parte questa azione che abbiamo visto, sì. io ho messo questa, eh, questa slide dove vediamo Ealing e Chiesa che nel, nel, entrano subito dopo l'intervallo, al posto sì. di Kostic e McKenny, E Iling si va a posizionare eh, sulla, sulla sinistra, come quinto. E, e poi andrà a destra, destra, poi tornerà a sinistra. Sì. Ci sono stati poi tornerà dettagli. a sinistra, sì. Però questa situazione, secondo me, potremmo vederla contro l'Atalanta. Poi non anticipo nulla sul discorso formazione, però eh, l'ho messa perché secondo Ci me... Ci potremmo vedere, Potrebbe essere una situazione che rivedremo mercoledì. Eh, L'altra cosa, ed è l'ultima, sulla Salernitana, è il Tridente. Finalmente, ad un certo punto, 75esimo, eh, Allegri inserisce Ildiz. Sì, lo Mick, fa sempre con Minich, eh? hai notato? Sì, sì. So e è un benissimo. caso. Esposta a chiesa a destra, quindi il solito tridente, Chiesa Milikildiz. A me chiesa a destra qua... non dispiace. Eh. Storicamente, devo dire la verità: quando noi e... comprammo Chiesa, io dissi, ma lo dissi ovunque: dissi, Chiesa e Simone Pepe all'ennesima potenza. Io l'avevo sempre pensato così. Poi il fatto di volergli far trovare la via del gol fa sì che da sinistra poi converge, però io, io quella roba lì, cioè, quando vidi anche poi l'utilizzo in Milan juve contro Teo, cioè per me Chiesa era quella cosa lì e non, e non, non, non è stato poi mai utilizzato così, devo dire... C'è eh, una partita simbolo del Chiesa a destra, che è quel famoso Milan Juventus. Esatto. Nel però, poi ci stata, invazierete... però poi ci fu, ci fu la partita tra virgolette inganno da questo punto di vista. Che fu. Juve Porto, che è andata purtroppo come è andata per Chiesa da sinistra. Fece una partita pazzesca, e lì è ovvio che lui si accorge che ti trovi in situazione porta molto più, più, più frequentemente e sente che quella è la sua posizione, ma un conto è sentire. È un conto eseguire come lui esegue da de da a destra. Può essere un martello pneumatico proprio. Un martello eh, eh. sinistra. Non lo so, però vabbè, ci siamo persi questa cosa. Eh, ma di... secondo me è quasi più imprevedibile a destra che a sinistra perché a, sin a sinistra lui fa solo una giocata, quella di rientrare sul piede destro, e spesso ormai viene raddoppiato. È difficile che riesca a fare qualcosa. Oh, a non è che, che a sinistra non vada bene, eh. no? Però... No, è devastante da tutte e due le parti. Eh, quindi, però a destra lui ha sia l'attacco sul suo piede che anche il rientrare, perché comunque anche domenica ha fatto un'azione rientrando e calciando di sinistra fuori. Quindi, secondo me, eh, con un esterno a sinistra forte, Chiesa può essere spostato a destra. Quindi, questo è il capitolo Salernitano, lo possiamo chiudere, archiviare, dimenticare. Yeah. E, passa, e passare invece al discorso Atalanta, quindi mercoledì finale di Coppa Italia. Allora andiamo a vedere intanto come ha giocato la Juventus sia all'andata che al ritorno. Cioè eh, all'andata la Juve si è posizionata col 5-3-2 classico, vi ricordate c'erano i primi di ottobre e c'erano in attacco Chiesa Ken, se non ricordo mai, qua si vedono, sì. c'era anche Fagioli in campo. Ecco, eh, la Juve era posizionata in questa maniera: la, la stessa eh, disposizione tattica del, nel girone di ritorno, primi di marzo. Juve sempre messa col, col 5-3-2. Qui ci sono Miliche e Chiesa come attaccanti. Eh, vediamo per esempio, sempre comunque una Juve molto compatta nei 35 metri diciamo nei primi 35 metri, eh, qui lo vediamo sia all'andata che al ritorno. Al ritorno molto compatta, molto attenta a chiudere eh, il, eh, diciamo, le, le azioni che l'Atalanta la, normalmente fa sulle catene qui vediamo Ruggeri, Cup Miners, De Cattelera, insomma comunque i eh, giocatori, anzi no, qui Scalvini, scusate, che, che, che giocano sempre in combinazione su quella fascia. Ecco, la differenza tra andata e ritorno, è che, e secondo me noi dovremmo avere l'atteggiamento del ritorno, è stato il pressing, perché all'andata molto blando, vedete qui la, la squadra, eh, quando l'Atalanta la, costruisce cioè comunque la Juventus fornisce delle soluzioni in uscita all'Atalanta, lo vedete proprio un pressing mh, non diciamo iperaggressivo, ecco, mentre nel giro di ritorno quando abbiamo giocato in casa si è visto una Juve molto più aggressiva, vedete qui proprio eh, si vanno a formare le coppie, palla al portiere, a carne secchie, vedete come la Juve va, da, va con tutti i giocatori ad attaccare le possibili uscite dell'Atalanta? Vedete qui, proprio super aggressiva. E anche e questo è il primo tempo, ma anche nel secondo, eh, questo ancora primo tempo, vedete Danilo molto alto su De Keteler che al ritorno faceva il trequartista perché c'era Scamacca. Mentre sì. io prevedo che giocherà punta De Keteler. Eh, domani ecco però anche nel secondo tempo la Juve molto aggressiva in svantaggio di un gol ovviamente eh, vedete com'è molto alta cioè eh, cerca sempre di andare a pressare qui l'Atalanta è costretta a tornare indietro se vi ricordate in quel periodo della partita eh, l'Atalanta si è vista costretta spesso a lanciare lungo perché la Juve non forniva soluzioni di passaggio. Io credo che, io credo ah. che questo, questo atteggiamento di pressing, parlo di senza palla, sì. contro l'Atalanta, che Allegri esaspera mediamente molto di più che, rispetto ad altri avversari, sia dovuto al fatto che, dal suo punto di vista, è molto evidente che nel palleggio il punto debole dell'Atalanta siano i tre dietro da questo punto di vista, eh? nel senso che eh, e quindi andare ad attaccare le, le, le possibili linee passaggio di trasmissione dalla difesa al centrocampo o anche agli esterni eh, sia, sia eh, ne valga la pena, ecco diciamo così. Eh, ovviamente sto parlando, vediamo poi chi giocherà, però sto parlando di giocatori che comunque eh, non è che siano scarsi coi piedi, ma... Jim City, Ian, ehm, Scalvini. Ci metto, eh, ci metto Scalvini, anche se ovviamente ha i piedi un po' diversi. però eh, diciamo che sono anche quelli che esitano un po' di più prima di fare la giocata. Quindi tengono un po' più la palla tra i piedi, puoi andarli a metterli in difficoltà, costringerli a lanciare. Tra l'altro, senza scamacca. Se lanciano, ovviamente, ben venga. Credo che sia questo il ragionamento. Mentre ritiene molto forte l'Atalanta quando riesce ad arrivare col pallone tra i centrocampisti. Cioè, l'Atalanta da quel punto in su sa dare il suo meglio e quindi bisogna cercare di evitare il più possibile e creare situazioni che possono essere favorevoli perché poi loro, i loro centrocampisti quando perdono palla non sono subito lì, a parte Daron che fa, gioca, 100, lui gioca su 100 metri per 60. Per 60, 60 tutto il campo. Però, sì. però può fare. E, e quindi l'idea è li posso mettere in difficoltà e, e differentemente mi possono mettere molto in difficoltà cioè se il pallone dell'Atalanta passa in fretta dai difensori, viene trasferito in fretta dai difensori centrocampisti loro lì eh, si esaltano Ecco quindi l'idea è quella, mi aspetto che verrà fatto anche come tentativo nella finalissima infatti, tra l'altro, secondo me la scelta che a volte Gasperini fa di mettere De Ron nei tre centrali proprio a quell'obiettivo lì c'è cioè un'uscita un pochino più pulita dal basso col Marsiglia eh, ha giocato lui nei centrali de ron e i due mediani erano coop miners e ederson quindi eh, secondo me a volte lo abbassa proprio per eh, garantire un'uscita un pochino più pulita eh certo, certo e andiamo a vedere Secondo, allora, secondo me, pressing alto, uomo contro uomo, da parte nostra, dobbiamo farlo. Ecco, è una Juve che deve cercare di farlo il più possibile. Poi non riuscirai a farlo per 90, speriamo 90 e non 120, però comunque nel, nel momento in cui, soprattutto all'inizio, comunque nel primo tempo, far capire all'Atalanta che la Juve da quel punto di vista c'è e ecco, non che aspetta. Eh, L'errore che non dobbiamo fare, o meglio, gli errori che non dovremmo fare, sarà quello di abbassarci. Con l'Atalanta all'andata abbiamo visto nel secondo tempo situazioni di questo tipo, ma già anche nel primo tempo si erano viste, con la Juve tutta schiacciata al limite dell'area. In queste situazioni l'Atalanta... A differenza di tante squadre eh. che, che hanno un certo tipo di gioco ragionato e anche diciamo codificato dal punto di vista delle soluzioni offensive eh, è una squadra che riesce comunque a trovare gli spazi contro le difese chiuse proprio perché fanno dei movimenti particolari eh, qui vi ricordate l'occasione di Cup Miners vedete la Juve proprio a difesa della porta nel, questa è sempre la partita di andata eh? Eh, il passaggio indietro per eh, il giocatore alle, fuori dall'area che calcia qui tiro di ederson parato perché è proprio il caso di dire così da, da gatti ecco l'altra situazione di gioco eh, cross da tutta fascia a tutta fascia qui vediamo ruggeri che crossa dall'altra parte e arriva a zappacosta e sbaglia ecco queste situazioni non non le possiamo sbagliare non ci possiamo perdere l'uomo dall'altra parte perché l'Atalanta gioca su queste situazioni qui nel momento in cui riesce a liberare il cross c'è sempre il giocatore dalla parte opposta che va a chiudere l'azione vi ricordate quanti gol hanno segnato Ateber e Gosens in quinto questa quinto, maniera quinto-quinto sì, sì. loro sono sono molto, molto bravi e per tornare al discorso che facevi tu, Luca: cioè, se li pressi alti li metti in difficoltà nella costruzione, è un discorso. Se invece riescono a venire fuori e quindi poi giocare da tre quarti in su, diventano pericolosi se non si fa il pressing perché, perché, tu... perché? poi arrivano ad attaccare con 5, 6, 7, cioè, esatto. All'Atalanta, manca scamacca, ma l'Atalanta. Atalanta, quando attacca, quando è in esercitazione offensiva, ecco l'abbassarsi che citavi tu dell'avversario, attacca di collettivo, attacca come dicevano i, i miei colleghi, i miei maestri, a, a pieno organico, no? Ma davvero a pieno organico, quindi l'assenza di per sé di Scamacca, se tu gli concedi, quando, è loro com'è che possono pagare l'assenza di Scamacca? Che non ha un sostituto naturalissimo. E se la partita è di qua e di là, mentre se attaccano i 7, 8, 9, scamacca o non scamacca, non cambia niente. Non cambia Fanno niente. la partita che l'Atalanta sa fare, ok? Da sì. quel punto di vista, bisognerà tenere sempre, sempre secondo me, eh, l'Atalanta sull'attenti. Non sto dicendo il baricentro alto, perché noi non terremo un baricentro alto. Cioè faremo questo pressing, secondo me, e poi scapperemo. Quando il pressing non funziona, si scappa. Però quello che tenere è tenere, tenere l'Atalanta sull'attenti. Sull'attenti vuol dire che l'Atalanta dovrà tra virgolette spaventarsi e pensare che forse attaccare per organico è un problema. Okay? Quindi ha capacità di metterli subito in difficoltà e magari eh, tenerli un po' con il freno a mano tirato. Se tengono il freno a mano tirato, secondo me noi abbiamo delle carte importanti da giocarsi. Infatti la situazione che dicevi tu prima che citavi tu prima. È proprio questa, vedete come eh, la Juve nel secondo tempo della partita di ritorno, sì. ad un certo punto eh, qui siamo sul 2-2, a -2, molla un po' la fase di pressing, vedete Coop Miners tra le linee, qui viene pescato dal difensore centrale e nel momento in cui poi dopo si gira, vedete la situazione è questa qua. Ecco, questa secondo sì. me è la situazione da evitare assolutamente. Eh, perché qui non è un discorso di scappare tutti perché è una palla scoperta. Qui eh, questo giocatore in costruzione va attaccato subito. Cioè, va fatta una cosa di questo tipo qua. Ok? Che era quella che faceva la Juve. La, qui siamo all'inizio del secondo tempo. Vedete, Danilo subito molto alto, oppure questa. Sì, anche perché, scusa, quella roba che, che si è creata è un 5 contro 5. E l'Atalanta, ragazzi, sapete cosa fa Gasperini? Fai 5 contro 5 a tutto campo. In allenamento, sì, sì. fai 5 contro 5 a, a tutto campo. E questa roba qui è quello che l'Atalanta è allenata a fare. Ecco perché bisogna evitarla. E infatti, non perché siamo guardiamo... dei, dei fenomeni, ecco questo voglio dire. Ma perché è allenata no, no, a fare questa roba qua. È allenata a lavorare su questo tipo di situazioni. Guardate anche qua, vedete qui, anche qui si scappa. Eh, qui è Decetelere eh, e Danilo scappa però l'Atalanta in queste situazioni con la linea difensiva avversaria schierata è capace di trovare le combinazioni per andare dentro vedete qua qui l'attacco centrale e è, è la giocata un giocatore attacca a destra l'altro allarga a sinistra questo costringe i difensori della squadra avversaria a prendere una decisione e poi viene fatto il passaggio giusto ne nello spazio ma se vi faccio rivedere il gol del pareggio dell'Atalanta eravamo in vantaggio ah, si eh. vede proprio a ah, difesa schierata però. difesa schierata vedete come giocano sulla catena eh, girano palla fino a quando non riescono a trovare il giocatore tra le linee qui sarà addirittura Jim City quindi il braccetto eh, difensivo che riceverà questa palla dietro le spalle di McKenney non riuscirà ad intercettarla McKenney e una volta girato si sì, guardate il movimento a tagliare di Coop Miners, e la palla gli viene data dentro perfettamente la Juve qui è, è schierata ma eh, non basta stare diciamo eh no. Eh, compatti in questa maniera bisogna stare attenti a tutte le situazioni che si vengono a creare fra le linee ed andare ad assorbire tutti i movimenti degli attaccanti da, eh, eh, come reparto cioè non si può fare una cosa di questo tipo dove si allargano guardate questa dove si allargano le maglie della difesa e, e, e creiamo dei buchi dove l'Atalanta può in inserirsi? E l'Atalanta è bravissima ad andare a cercarsi quegli spazi qua, qua lì. È... Scusate, qui l'Atalanta si è sì. creata. Un 5 contro 4, 5 contro eh, 5. Sì. Se loro sono Allora vogliono creare quella situazione lì, sempre. Sì, 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 è proprio così. È proprio così. Ed è questo che secondo me noi dobbiamo cercare eh, di evitare. Ecco. Sì, sì, abbiamo sottolineato se vogliamo l'elemento, il vero punto di forza nel sistema offensivo dell'Atalanta, con o senza scamacca. Questo era un po'. Poi arriviamo adesso anche un attimo a ragionare su di noi, secondo me, sul sistema, senza Locatelli. Questa domanda te l'aspettavi, immagino. Ministro. Certo, certo, eh, certo. Quindi. Però prima di parlare di come dovrà giocare e chi sostituirà Locatelli o se lo sostituirà Locatelli perché potrebbe anche non succedere, ecco vi faccio vedere alcune situazioni in cui siamo stati noi a mettere in crisi l'Atlanta. Ecco. E secondo me... Ci eh, aiutano ovviamente... a capire che... Puntini, puntini, puntini. Esattamente. Sì, può... fare. Sì. Si può fare. Allora, eh, ho preso soprattutto slide della partita del, del, del ritorno e questa è una prima situazione. Quindi, Chiesa Largo, larghissimo, che attacca continuamente Zappacosta dalla sua parte. Eh, velocità diversa, tecnica diversa. Zappacosta è uno che attacca molto, quindi lascia spazi dietro delle sue spalle. Questa è un'azione con Chiesa. Che eh, nell'uno contro uno salta Zappa Costa, va al cross di sinistro e Miretti va ad inserirsi in quello spazio. Vi ricordate che interverrà di testa e Carne farà la parata sul primo palo? Ecco quell'inserimento dietro le spalle del braccetto: okay? è, è una cosa che nel, nel, nella partita Juventus-Atalanta, quindi del ritorno, abbiamo visto diverse volte. L'azione del gol di Cambiaso. Guardate qui, c'è cioè Chiesa che attira su di sé, Chiesa sempre largo, ok, sempre larghissimo, e qua attira poi tocco d'esterno lì. Tocco Bellissimo. dentro per McKenny che vedete Cambiaso cerchiato lì nel centro e vedete poi McKenny, tocco dentro per l'inserimento di Cambiaso. Ecco, eh, quella zona lì, tra tutta fascia e braccetto, Dell'Atalanta, secondo me è attaccabile con inserimenti senza palla e, e qui vediamo. Poi, l'inserimento e il tiro di, di cambiato, ma ne vedremo anche. Vedete anche questa? Qui Chiesa, andrà al tiro. Eh, qui è Milik che vedete, eh, prende cioè stoppa palla e la gira dentro. Vedete che la posizione è sempre la stessa. Cioè, è quella posizione tra il difensore centrale e esterno, tutta fascia. Qui vedete che è Zappacosta che fa fatica ad assorbire quel movimento lì. Quindi, secondo me, sia a destra che a sinistra la Juve può trovare una soluzione offensiva attaccando quella zona di campo. Tenendo Chiesa Largo e potrebbe avere un senso a questo punto, ma io parlo proprio man mano che, che penso le cose le dico, ascoltando, ti dico, potrebbe avere senso non spostare Rabio. Cioè, Rabio è un giocatore che se ho chiesa larghissimo, lui riesce ad accompagnarlo abbastanza e ha il passo per andare in quella posizione che tu sottolinei. Poi Rabio non, non ha sempre la capacità di fare, anzi, di, non di pensarla, di eseguire bene l'ultima cosa. La rifinitura però, lui quella mezza posizione lì tra il braccetto e il quinto, eh, è quello che ama andare a prendere quando va a attaccare. Poi ultimamente lui sta giocando gli ultimi sette minuti delle partite. Non so se avete notato, sì. anche qua. Sai, gli ultimi sette minuti sembrava sembrava Rabbiò. Prima era Bario, ultimamente: lui dieci minuti dalla fine eh, eh, Rabiot Ci serve farci una grande partita. Perché anche le caratteristiche per mettere in difficoltà quel sistema difensivo della TAP. Sì, e tra l'altro. E tu dici Rabiot? Io invece avevo pensato a un'altra cosa, che poi quella che. Eh, ha cambiato... No, ma era in, chiave, era in chiave Rabiot, perché Rabiot è uno dei candidati sì, sì. alla posizione davanti alla difesa. Allegri a parole ha sempre detto: Rabiot e Lucio Catelli, nei fatti non li ha mai fatto fare però perché? Perché Allegri non è che non ritiene Rabiot idoneo a giocare davanti alla difesa lui lo ritiene il sostituto naturale il migliore dopo Locatelli a far quello ma non vuole rinunciare all'altro Rabiot, a quello che può andare ad attaccare quello spazio che può andare ad attaccare, sì, può essere però se, eh, nel, nella partita di ritorno sempre eh, quel lavoro lì l'ha fatto secondo me molto bene Ealing e lo vediamo qua eh, questo è l'inizio dell'azione del, del 2-1 della Juventus eh? e vedete che Milik viene come al solito incontro e, e gira palla e qui c'è Chiesa Largo, Ealing dentro okay? dentro il campo e questo scambio di posizioni Chiesa poi andrà cioè questo incrocio eh, Chiesa verso il centro e Eiling verso la fascia poi porterà al cross con eh, il, lo stop, cioè il passaggio indietro di McKenny per, per Milik che, che segnerà il gol del 2 a 1. Ecco questa posizione di Ealing, anche vedendo come ha giocato Ilick con la Salernitana, che secondo me è entrato bene eh, nel secondo tempo con la Salernitana. Mi fa pensare che potrebbe essere una soluzione quella di Ealing, eh, quinto. Diciamo che per Calama. sottrazione su Kostic. Sì, no, Kostic. Secondo me. E mi dici di Kostic, mister? No, non ci siamo. Ormai è cioè fa, fa sempre la stessa cosa, e non la, non la fa neanche più bene, ecco, la, la, fa la fa male. E quindi io eh, preferisco in questo momento un giocatore come Ealing che comunque ti assicura sia eh, l'attacco della fascia sul suo piede che rientro dentro il campo quindi una, qualche soluzione offensiva in più poi avendo eh, Chiesa largo perché giocherà sicuramente Chiesa secondo me eh, con Iling eh, si hanno delle soluzioni in più e se vuoi Luca passiamo alle formazioni così cominciamo a ragionare un po' sui nomi perché tu hai, eluc eh, hai anche elucubrato su questo se ho capito bene sì se tu, sì. davvero, ragazzi, no, perché sembra che noi facciamo il teatrino, ma il Mister non è un attore consumato, quindi il Mister <ride> sa che io e lui non ci confrontiamo prima, quindi, quindi eh, io non so cosa abbia pensato lui eh, di farci vedere, cosa ci vuole proporre, le formazioni anche Atalanta? Sì, sì, anche, anche Atalanta. Atalanta. Quindi l'Atalanta che immagina il Mister, la Juve possibile secondo il Mister e poi vediamo anche come sarebbero gli incroci. Questo. Esatto, esatto, partiamo dall'Atalanta che diciamo è più semplice, eh, io l'ho ipotizzata così, quindi solito 3-4-2-1, carne secca in porta, i tre centrali ho messo Gin City, Ian e Scalvini, però mi tengo il dubbio di Deron nei centrali, ok? E magari Pasalic a centrocampo, o Kupo Miners a centrocampo, e Pasalic trequartista, i due tutta fascia, Zappa Costa e Ruggeri. Secondo me non si toccano. A centrocampo, se non c'è questo discorso del Deron più basso, giocheranno Deron e Ederson. E poi ovviamente mancando Scamacca, immagino De Keteler punta centrale e Lukman e Kupo Miners eh, trequartisti. Ecco, io immagino l'Atalanta in questa maniera. E non so, Luca, se come, come la pensi tu potrebbe essere questa. Sì, potrebbe, potrebbe anche se Dechetelar, diciamo, quando fa il centravanti, non fa il centravanti. Eh. No, 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 infatti, ma per quello c'è Lucman, capito? Beh, certo, per quello. Per quello, secondo con, cioè con Lukman ti assicuri comunque la profondità. Eh, se De Ketelar viene a prendere la palla a centrocampo, cioè si possono. No, ma addirittura si apre proprio. Io l'ho visto giocare. Sì. Si apre anche se par parte lì. Eh, il, fatto, il fatto è che io mi aspetto che di ritrovare il vero Bremer. A noi serve come il pane il vero Bremer che rimbalzi l'Atalanta, l'imbalzi di De Decathlon ma Decathlon non va a sfidare Bremer no, anzi, le... anzi, proveranno a portarlo fuori Bremer sì. sfruttando Decathlon sono d'accordo e, e considera che Lukman è velocissimo e se Decathlon riesce a, a, a creare gli spazi e, e trovano quella linea di passaggio eh, veramente potrebbero farci tanto male eh, perché Lukman in questo momento è veramente in condizioni, col Marsiglia ho visto fare delle cose incredibili ecco a questo punto andiamo a vedere la formazione della Juventus quella che io ho immaginato eh, poi magari non sarà questa però allora io l'ho immaginata in questa maniera quindi con un 5 4 1 quindi Locatelli non verrebbe sostituito da un giocatore sì. eh, questa è la fase di non possesso ovviamente poi parliamo vedete che ci sono le frecce quindi andremo a, co a commentare anche i movimenti dei giocatori in fase di possesso quindi scesni ah no scusate non c'è scesni ma c'è Perin errore mio eh, Perin, poi eh, la difesa 3 con Gatti Bremer e Danilo ho letto oggi che ha lavorato con la squadra Danilo quindi immagino che potrà giocare Sì vi diciamo tutto su Danilo vi posso anticipare che Allegri è ottimista rispetto all'impiego ma puntini puntini ci troviamo a casa Juventus e vi diciamo tutto ci sarà, esatto. Galessi, sarà una gran puntata tra dieci minuti prego comunque si sì, come... lo, lo immagina in campo ecco come tutta fa come Quinti cambiaso a destra e io ho messo realing re per il discorso che facevo prima ok è come lo immagino io poi magari Allegri rimetterà Kostic perché per lui è più affidabile eh, però io immagino Reeling eh, ecco, ehm, a centrocampo eh, ci sarebbe questo tipo di rotazione, cioè Rabiot e Miretti che a, si alternerebbero in fase di costruzione, anche se la Juventus, l'abbiamo visto tante volte, non, eh, il play in fase di costruzione, cioè anche se lo marcano non succede nulla, nel senso che non è un giocatore centrale, diciamo, in fase è di costruzione. Non, nel è flusso, nel esatto, non è nel determinante. Nel flusso di gioco non è determinante. Quindi avremmo il solito movimento di cambiaso dentro il campo, quindi per dare quell'imprevedibilità tra le linee, e McKenny che va alter, ehm, diciamo in alternativa ad attaccare la profondità sulla fascia e a mantenere l'ampiezza e in fase di non possesso coprire i movimenti al centro di cambiaso. Ecco, Chiesa secondo me sarà lasciato larghissimo proprio perché abbiamo visto quanto nella partita del girone di ritorno ha, ha fatto male alla difesa dell'Atalante, soprattutto a, a Zappacosta. Allora, io ti ecco dico: quindi... questo. prima osservazione che ti faccio, eh, sì. poi oggi vediamo, raccogliamo tutte le news, e ci mettiamo qua anche, magari a fare un toto formazione, eccetera. Io ti dico: tu ci proponi questa cosa? Sì. Del fianco sinistro non dico nulla, cioè, sinceramente in questo momento non so dirti healing o caustic, eh, chi preferirei? Sicuramente, già solo per il volto cadaverico, preferisco healing, ma so <ride> che healing, però healing, di caustic ovviamente, ma healing però so che, che devo accettare il fatto che lui giochi con istinto e prendermi il, il buono e il cattivo, non so se lo farei dal primo minuto, perché c'è del buono, ma c'è anche poi l'altra faccia della medaglia, non lo so, mi concentro a destra, c'è cioè almeno la mia attenzione è venuta di là. Se tu, mister, mi chiamassi e mi dicessi, sai cosa faccio? Ho pensato, la voglio giocare così, ok? Io ti direi... E allora, scusa, metti UEA e non McKenney. 5-4-1, mi metti UEA, McKenney per come sta, e ho visto che tanto è Un po' ingolfato, me lo tengo a gara in corso perché comunque. Ed è anche uno che, se devo mettere mi può fare più cose. Mentre a ah, no, se l'hai pensata, 5-4-1 così, così perché se già me l'hai messo con McKenny, dove c'è se mi inverti, McKenny è cambiato, ti lascio McKenny e eh, Ma l'ho messo così? apposta. Lo sai perché? No, se perché se li lasci così, se li lasci così ti dico. Gioca un 5-4-1 dove quando andiamo sugli esterni possiamo giocare con due giocatori tra virgolette che hanno la natura degli attaccanti. Sì, però eh, cioè io. No, no, ma io. A... No, eh. no, no, ci tengo a dire che io giocherei completamente in maniera diversa. Io ho immaginato come no. potrà risolvere Allegri il problema dell'assenza di Locatelli. E potrebbe essere questo anche perché ultimamente la Juve l'abbiamo vista diversamente. No, infatti, volte io ho fatto una premessa e ho detto: se tu eh. me la proponessi così, come tua idea, ti dico. Io ho, paura, ho, paura, ho paura che Vlaovic resti davvero da solo. Allora ti dico: metto UEA e gli dico: UEA mi devi giocare fino ai 50 metri su Ruggeri e poi lasciarlo. Giocagli alle spalle. Con sì, McKinney, però se... McKinney, se lo lascio là serve a poco, lo devo fare. È uno che ha bisogno di muoversi nel casino sempre. Non posso lasciarlo là. McKinney, lo perdo. Eh, ma secondo me, le coppie sono Uea Kostic e Ealing cioè uno che è più bravo a coprire. E McCanny, secondo no, me, capito, avrebbe, 3... avrebbe nel... questo senso. Mister, cioè... Nel 352 sì. di Allegri, così, ma quando tu sì. mi stai proponendo il 352? No, Mi stai no, prendendo una cosa diversa. Allora dico: non ragiono più sulle coppie di Allegri e ti dico, Mister, giochiamo con due che hanno quel... sappiano stare alle spalle dei loro quinti. Perché proprio perché non è un 3-5-2? E so che Allegri ha bisogno di compensare col, con queste coppie maledette. che ci esatto, esatto, esatto. Beh, io ripeto: l'ho pensata perché così Cambiaso avrebbe più libertà, cioè sarebbe lui quello che va a fare compagnia a Vlaovic, ecco, e in quella situazione McKenny gli darebbe la copertura dietro le spalle, ecco, per quello ho pensato più a McKenny che a UEA. Però lui, è tiro fuori, lui tiro fuori il 5-4-1, ve lo ricorderete, nella gara di, di ritorno col Bayern di Guardiola. Quando Morata, eh. Quadrado, eccetera, fece impazzire, ma... La Juve era in totale e in grossa emergenza nelle scelte e qua si può dire che non siamo proprio messi benissimo, ma non siamo neanche in super emergenza, cioè abbiamo la questione Locatelli da risolvere, ma per il resto non possiamo dire che siamo in emergenza. Il tizio è convocato, Danilo e Alessandro sono convocati, poi oggi vi aggiorniamo sulle reali condizioni di tutti. Vabbè, senti, allora, mister, la domanda te la faccio io. Sì. chi è favorito e perché? Allora, è favorita all l'Atalanta? Secondo me. Ma ah, proprio... ogget oggettivamente favorita oh, l'Atalanta? In questo momento. In questo momento l'Atalanta ha più gamba, è in condizione, ha anche entusiasmo eh, rispetto a noi. Però io non dico che la, eh, la Juventus parte sconfitta. E secondo me la Juve, se gioca in una certa maniera, anche con, con questo sistema di gioco, cioè con un atteggiamento eh, aggressivo. Eh, se la può giocare. cioè, Secondo me, la, io non sono così pessimista, non mi interessa cosa abbiamo fatto con la Salernitana. È una finale e le finali si bisogna eh, giocarle con l'atteggiamento. Quindi la motivazione è diversa, anche l'attenzione, la concentrazione sarà sicuramente diversa. E secondo me, siccome noi con l'Atalanta abbiamo sempre fatto delle buone partite, eh, ce la possiamo giocare e se riusciamo a sfruttare bene le nostre armi anche a partita in corso, eh, la Juve può vincere. No, non sono pessimista ecco si può semplicemente dal nulla tirare fuori una signora partita questa sì. è la lezione del mister grazie zenzi grazie a te Luca grazie a tutti voi grazie a riccardo a Simo Seba gli amici di youtube ovviamente scrivete qua sotto tra tre minuti arriviamo con casa Juventus edizione straordinaria su tutti i punti <ride> di vista ecco avete capito avete capito che non potete perderlo. bravi ciao a tutti ciao